Un minuto con Padre Pio dalla chiesa conventuale dei frati minori cappuccini di Sant'Anna, dal coro. Il coro è un luogo importante per la comunità, per i frati, luogo di preghiera. E beh, anche in questo coro nel 1916 Padre Pio ha avuto modo di pregare insieme alla sua fraternità, e così come oggi i frati cappuccini fanno quotidianamente. Perché in coro? Perché Padre Pio nel 1919, in questa giornata, scrisse una lettera al suo padre spirituale, e riguarda un breviario che purtroppo qualcuno gli aveva rubato. Accadeva anche questo, sicuramente perché era un oggetto che apparteneva proprio ad un frate santo, e chissà quanti figli spirituali nel corso della vita di Padre Pio hanno sottratto qualcosa appartenente a lui proprio perché volevano avere questa forte presenza di Padre Pio. Ma poi Padre Pio conosceva anche chi aveva effettuato questo furto a fin di bene. Ma era il 29 aprile del 1919 quando lui scrive al ministro provinciale una lettera abbastanza particolare. Ecco, questo è il fatto del breviario, ma quello che ci dà l'opportunità di riflettere è quello che lui si lamenta per delle trasgressioni contro la povertà. Col divino aiuto bisogna mantenere salda in voi l'umiltà e la carità, che sono le corde maestre di tutto il grande edificio, e tutte le altre sono dipendenti da esse. Mantenetevi bene in queste. L'una è la più bassa, l'altra è la più alta. La conservazione di tutto l'edificio dipende dalle fondamenta e dal tetto. Se si tiene sempre il cuore indirizzato all'esercizio di queste, e quindi parliamo dell'umiltà e della carità che scrive Padre Pio, non si incontrano poi difficoltà nelle altre. Queste sono le madri delle virtù, quelle le seguono come fanno i piccoli pulcini nel seguire le loro madri. Gesù ha avuto molto a lamentarsi per quella fenomenale con cui si è trasgredito il voto della nostra santa povertà anche in mezzo a noi in questa provincia. Da lui riguardata con occhio specialissimo a preferenza delle altre, scrive Padre Pio. Raccomandiamoci al Signore affinché questo non abbia più a ripetersi. E poi racconta del breviario. Mi hanno rubato il breviario. Cosa devo fare? Punitemi pure, ma vi prego a volermelo provvedere al più presto. Ci mostra questa situazione un Padre Pio molto umile, semplice. Ecco, la punizione, ma l'importante è che lui continui a pregare con la sua fraternità e con i suoi confratelli. Da questo si evince l'amore alla sua provincia religiosa, che scrive Padre Pio, vista da Gesù con un occhio specialissimo a preferenza di altri.